Ciao amici, siamo a Bosco Nero e oggi andiamo a scoprire insieme i segreti della razza del pastore maremmano abruzzese. Siamo qui con Michele che alleva pastori abruzzesi, maremmani abruzzesi, e vediamo se ha voglia di raccontarci com'è nata questa passione per questa razza, da dove nasce, quando, perché. Perché no? Salve, allora la passione è nata sicuramente quando è arrivata la nostra prima cucciola, Kenya, e con lei quindi il suo arrivo ci ha portato ad approfondire quelle che sono le conoscenze della razza e ci ha colpito tanto sia l'aspetto fisico perché comunque non ci si può innamorare che di un cane così bianco e del suo comportamento caratteriale perché il suo carattere è sicuro, deciso, guardingo ma tanto legato al padrone. Fa sì che diventa un vero amico. Quindi è un cane adatto anche a famiglie con bambini? Hai parlato del comportamento di questo cane, dici se va bene per tutti. Beh, è un cane che potrebbe essere adatto un po' a tutti. Quello che più ferma questo è il fatto che comunque ha bisogno di uno spazio adeguato all'esterno, di regole basilari, perché comunque bisogna dargli delle regole, sono cani da un carattere forte e di tanto rispetto perché bisogna darglielo. È un cane che il suo carattere gli permette di stare con i bambini perché avendo una tempra elevata gli fa assorbire anche gli errori dei bambini, anzi ai bambini si lega tantissimo come alle proprie famiglie. Ok, e invece per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, ci sono dei cani con cui è possibile confonderlo, delle razze particolari, cosa li distingue dagli altri? Beh, è un cane che assomiglia e viene tante volte confuso il nostro pastore maremmano abruzzese con il cane, il pastore di Tatra, che non è una razza italiana, è il famoso per il film di Belle Sébastien, cane dei Pirenei, che è francese. E quindi non confonderlo per un semplice motivo, perché dobbiamo essere fieri di avere una razza così importante italiana. Quindi questo cane è diffuso solo in Italia, è diffuso anche fuori dal nostro paese? Assolutamente no, è un cane che lo troviamo in molte parti del mondo, si è notevolmente visto che comunque viene apprezzato anche in Europa e negli ultimi anni sta prendendo piede in Russia e in Polonia. Comunque nasce in Italia come cane, la storia della razza ce la sai raccontare? Eh beh, certo, bisogna essere veramente orgogliosi per un cane del genere, su di lui possiamo scrivere un libro. Allora, innanzitutto partiamo dal nome che si chiama Pastore Maremmano Abruzzese o comunemente siglato con PMA. È un cane, una razza italiana, una razza molto antica e lo testimonia il fatto che comunque viene citato come cane che salvaguardia le greggi dal Carducci e nel 37 addirittura Terenzio Varrone cita le prime descrizioni di questo cane descrivendolo come un cane possente, pesante, un cane dal pelo bianco, dalle orecchie pendenti e via dicendo. Viene utilizzato e veniva utilizzato ancor più di oggi per la guardiania delle greggi e per la transumanza, quindi lo spostamento delle greggi da valle alla montagna e viceversa con l'arrivo dell'inverno. Oggi viene utilizzato anche per la salvaguardia delle proprietà. Per vedere il suo vero lavoro dobbiamo andare nelle terre abruzzesi dove viene ancora utilizzato per le transumanze. Vuoi raccontarci meglio di come è fatto questo cane, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista caratteriale? Certo, come possiamo vedere il pastore maremmano è un cane di grossa mole, pesante, e non nei movimenti ma nell'ossatura, anche perché comunque è un cane che deve far paura al lupo. E per quanto è pesante, ben costruito, è un cane leggero nei movimenti, proprio perché deve essere agile nel difendersi dal lupo. È un cane che, come lo si può vedere, è al pelo bianco, folto, ricco di sottopelo, un pelo liscio o leggermente ondulato. Ha un occhio scuro, leggermente tirato, se possibile anche verso l'alto.
un muso fatto a mezzo cono e nella parte troncata del cono è ben inserito il suo tartufo, che deve essere rigorosamente nero. Ha delle tempie abbastanza larghe, e tant'è vero che se lo si guarda di fronte sembra formare una V. Le orecchie sono pendenti e ben nascoste nel ricopelo. Il tronco è un tronco decisamente abbondante, una coda ricca di pelo. E cosa vi devo dire? È un bel cane. Ma prima dicevi della pulizia del pelo, che ha un modo un po' particolare per essere pulito. Quale? Allora, il pelo loro giova del fatto che comunque è un pelo autopulente. Quando piove si sporcano notevolmente, sembrano quasi infangati. Non appena asciutti ritornano belli bianchi. Se volessimo renderli ancora più bianchi, basta inumidirli senza lavarli con dell'acqua, uno semplice spruzzino. Poi si sparge con fecola di patata tutto il cane e si massaggia. Ci si diverte un po', poi si spazzola energicamente e voilà, il cane torna bianco, lindo e bello. E invece del carattere, volevi dirci qualcos'altro? Beh, sul carattere anche lì possiamo scrivere un bel libro. È un cane decisamente fiero, deciso, molto guardingo, ma una tempra così elevata che gli permette persino le sbavature comportamentali dei padroni e dei bambini. Ecco perché potrebbe diventare, e lo diventa, un amico dei bambini. E per questo è stato proclamato per più di una volta il miglior cane da pastore al mondo. E per quanto riguarda le malattie, soffrono di qualche malattia particolare? Come razza sono delicati? Beh, assolutamente no, sono cani che vivono all'aperto, quindi non hanno alcun problema di nessun genere. E loro infatti hanno una cuccia, ma la utilizzano solo negli inverni più rigidi, dai 0 gradi in giù. Dormono anche all'aperto quando piove o quando nevica, e hanno una mole molto temprata. Quindi sono animali robusti? Certo, sono molto robusti e non hanno bisogno di particolari attenzioni. Ok, e con questi bellissimi cagnoni avete partecipato a qualche expo, avete vinto qualche gara? Certo, allora noi abbiamo innanzitutto iniziato a partecipare alle esposizioni come ospiti, perché volevamo documentarci per bene della razza. Poi abbiamo acquistato una seconda cagna, abbiamo partecipato alle esposizioni internazionali e nazionali, avendo la fortuna di vincere 7 internazionali e 5 nazionali. Con lei abbiamo avuto una cucciolata e abbiamo ottenuto la bellissima Angizia della Quercia Bianca Maremmana Abruzzese, e con lei il 14 giugno abbiamo vinto il titolo di campione mondiale juniores. Siamo in una casa molto particolare, vuoi raccontarci cosa succede qui dentro? Beh, questa è una sala parto e qui nascono i nostri bellissimi cuccioli, e seppur piccola per l'apparenza, per il parto di un cane è più che dignitoso, viene riscaldata e termocontrollata. Ok, vuoi darci ancora qualche consiglio per chi volesse prendere uno di questi cagnoni? Certo, perché no? Io il consiglio che do è quello di rivolgersi a un professionista, una persona che lavora per bene, quindi una persona seria, e andate a vedere i genitori dei cuccioli un po' per l'aspetto, ma ancora di più per il carattere. Cosa molto importante, diffidate da chi vi fa il doppio prezzo con o senza pedigree, perché il costo del pedigree è pari a un caffè al giorno, costa circa 25 euro, quindi quello vi fa pensare già che non siete in buone mani. Va bene, grazie per il consiglio e complimenti per i tuoi campioni. Grazie anche a voi. Per oggi è tutto, io e Quercia vi salutiamo e ci vediamo per una prossima puntata con altre bellissime razze. Andiamo? Andiamo?